Un buon pomeriggio ed un cordiale benvenuto a tutti gli utenti del sito strippemarcianesana.it. Da parte della redazione un doveroso ringraziamento a tutti coloro che si sono collegati al nostro sito e per la verità sono stati tantissimi per guardare la prima puntata. Abbiamo avuto infatti oltre 300 visualizzazioni. È inutile dire che tutto ciò ci inorgoglisce e ci dà la carica giusta, l'entusiasmo e la convinzione per ripartire per questa seconda puntata. I nostri titoli. Marcianise è finalmente un sindaco, Antonio Tartaglione, che ha sbaragliato tutti in prima battuta e diciamo finalmente un uomo di calcio, un uomo di sport che ama il Real Marcianise. Vi mostreremo poi le immagini del terreno adiacente al settore ospiti, dove dovrebbe aprirsi la tanto famigerata uscita di emergenza. Ascolteremo poi l'opinione di un leader storico del tifo marcianisano sulla questione stadio, in quanto da questa settimana parte una nuova rubrica, ovvero quello di dare la voce anche agli altri tifosi. Ed infine l'appuntamento più atteso, quello con il nostro esperto di calcio e mercato, il giornalista Armando Serpe. Sarà dunque la coalizione di centrodestra a governare la nostra città per i prossimi 4 anni e il nostro nuovo sindaco è il dottor Antonio Tartaglione. Dottor Antonio Tartaglione è un uomo di sport, un uomo di calcio che ama il Real Marcianise. E tutti alla Marcianise Sportiva ha riposto in lui e ripone in lui tutte le speranze che possa finalmente risolvere l'annoso problema che attanaglia il nostro vecchio stadio. A dire il vero, anche nel programma della coalizione di centrodestra si leggeva che bisogna dare alla squadra cittadina una struttura adeguata al campionato in cui milita. Confidiamo dunque nella parola data dal nostro sindaco Antonio Tartaglione a tutti i tifosi marcianisani. In riferimento al problema Procreditur parte adesso un servizio che abbiamo realizzato con le nostre telecamere. Siamo andati infatti sul retro del vecchio stadio dove dovrebbe nascere la seconda porta di emergenza per il settore ospiti e con le nostre immagini vi facciamo vedere cosa abbiamo trovato. Di buon mattino ci troviamo sul retro dello stadio Procreditur, quindi alle spalle del settore ospiti dove dovrebbe nascere la famigerata porta di emergenza che dovrebbe permettere l'iscrizione al nuovo campionato del Real Marcianise e finalmente farci giocare a casa nostra, quello che non è potuto succedere quest'anno. Vedete in che condizioni è il terreno e quindi la diatriba tra il comune e i coloni e la proprietà speriamo che si possa risolvere al più presto. Non è possibile che solo per una porta di emergenza che molto probabilmente non verrà mai usata dobbiamo stare nel mese di giugno alla fine di un campionato esaltante del Real qui a sperare che si possa aprire per farci giocare a casa e per poterci iscrivere al campionato. Come anticipato nei titoli di testa, parte da oggi una nuova rubrica, dare voce anche ai tifosi. Ed in merito all'annoso problema che attanaglia il nostro stadio, abbiamo sentito il parere di un capo storico del tifo organizzato marcianisano. Cosa ne pensi che il futuro del Real è legato all'apertura o meno di una porta di emergenza nel settore ospiti? Impossibile ipotizzare una cosa del genere. Noi praticamente ci aspettiamo il nostro sindaco Tartaglione, adesso è arrivato, cioè che ci faccia al più presto sia una porta di emergenza, addirittura delle tribune che ci sono state promesse anni addietro. Speriamo Tartaglione che ci faccia questo stato, che ci faccia questa porta e che il presidente Bizzarri una volta su tutte possiamo giocare anche noi sul nostro campo, che sia quella del Procreditur, dove abbiamo vinto tante e tante di quelle battaglie. Noi speriamo bene, naturalmente giocare a casa nostra significa anche un'affluenza maggiore da parte nostra dei tifosi e quindi dare sostegno alla squadra. Certamente, questo qua è un fatto che l'anno scorso ci ha un po' ci ha limitato perché tanti ragazzi non sapevano come venire. Giocando a Marcianise ci sarà molto più affluenza. Questo qua è una cosa, un dato di fatto, purtroppo l'abbiamo visto contro il Perugia. Giocando con il Perugia abbiamo fatto più di 2000 spettatori, di cui tanti ragazzi a sostenere il Marcianise, a differenza di quando è che giocavamo al Pinto di Caserta. Quindi possiamo dire che per l'anno prossimo ognuno farà la sua parte. La nuova amministrazione adeguerà lo stadio, il presidente allestirà una grandissima squadra e noi tifosi tutti sugli spalti a sostenere i ragazzi. Come sempre noi faremo la nostra parte e non ci tireremo certo indietro in questa categoria. Abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno faremo ancora di più. Bene, e noi della Stirpe sempre a vigilare su tutto. Cambiamo argomento e passiamo alla rubrica più attesa, il calciomercato. Collochiamoci adesso con il nostro esperto di calciomercato, Armando Serpe, che ci racconterà nei dettagli tutte le manovre dei gialloverdi. Sì, grazie Salvatore per la linea. Eccoci nuovamente collegati su Stirpe Marcianisana per un'altra puntata di aggiornamento del calciomercato. Beh, le novità sono diverse, novità gialloverdi che riguardano ovviamente il tecnico. Fino alla scorsa settimana eravamo tutti convinti
convinti che Fusi potesse rimanere alla guida tecnica del Real Marcianese, invece il presidente Bizzarro ha annunciato l'addio al suo allenatore, tecnico che ovviamente ha già avuto diversi contatti con un paio di club di prima divisione, sono Foligno e Taranto, ma per quanto riguarda il Marcianese, i motivi dell'addio di Fusi, che comunque resta legato al club di Bizzarro fino al 30 giugno, in realtà è che l'ex Bellari avrebbe chiesto un adeguamento economico e ovviamente la società, il club di Salvatore Bizzarro ha preferito guardarsi in giro e trovare un'alternativa, e l'alternativa è stata già trovata, una validissima alternativa, Salvatore Ammirato, un tecnico navigato, esperto, palermitano con un bel palmarès, in passato allenato il Gela, l'anno scorso è stato protagonista nei playoff con la Vigor Lamezia, quest'anno è rimasto alla Lamezia ma con un organico nettamente ridotto, ha cercato di salvare il Lamezia, poi è andato via e comunque la formazione calabrese è retrocessa. Fofo Ammirata è un tecnico di grande valore e proprio l'arrivo di Ammirata potrebbe far impazzire il mercato del Marcianese, perché Ammirata, che conosce benissimo già Gennaro Porto, potrebbe riavere con il napoletano anche un altro difensore, Andrea Pippa, che è della Salernitana, un esterno, un terzino che può giocare a destra e a sinistra, a volte a casino è stato addirittura provato a centrocampo, ma le sue caratteristiche tecniche davvero sono eccezionali nel reparto difensivo. Lui è di Agropoli, un giocatore molto giovane, classe 85, che può fare davvero la differenza. Se Vanacore non dovesse confermare la sua presenza anche per l'anno prossimo, Pippa sarebbe il candidato numero uno a sostituirlo, anche se ovviamente ricordiamoci Massimo Russo sulla corsia sinistra. Un altro acquisto che potrebbe arrivare dopo l'annuncio di Ammirata è Vincenzo Riccobono, anche lui 85, è un centrocampista che parte da destra ma in realtà è un fantasista, giocatore delle punte, abilissimo sui calci di punizione, quest'anno ha giocato pochino, circa 20 partite con la formazione bianco-verde, perché ha avuto un infortunio al ginocchio, comunque ha segnato un paio di gol che non sono valsi alla salvezza della Vigor. Le notizie per quanto riguarda il mercato in uscita riguardano ovviamente sempre gli innocenti, con l'ingaggio di Ezzonino Capuano sulla panchina del Potenza, il club lucano potrebbe ha messo gli occhi sul bomber del Marcianese e potrebbe ingaggiarlo, dal momento che Innocenti gode la stima non solo della società ma anche del tecnico appunto neotecnico rosso-blu. Innocenti che discuterà proprio nei prossimi giorni il contratto con il Marcianese e vedremo se poi riuscirà a rimanere al Marcianese. Ovviamente le attenzioni di tutti sono anche per quanto riguarda la vicenda stadio, che si aspettano insomma questi lavori con l'elezione del sindaco Tartaglione, si spera davvero che poi questo stadio possa essere messo a norma nel più breve tempo possibile. Parliamo in chiusura anche dell'addio di Fusi, un addio che ovviamente verrà ufficializzato soltanto a fine mese. Fusi ha sempre voluto ringraziare tutti quanti i tifosi, lo staff societario, tutti i giocatori per il grande lavoro e per l'opportunità che gli hanno dato, e quindi lui andrà via indubbiamente con un anno in più di esperienza in prima divisione. Se Fusi dovesse accettare una panchina o in prima o in seconda divisione, potrebbero anche seguirlo i suoi due pupilli che sono Compagnone e Montanari, quindi il Marcianese potrebbe anche eventualmente dover ricorrere al mercato a centrocampo, perché perderà due giocatori, due under, ma queste ovviamente sono tante ipotesi. In chiusura dunque io vi ricordo il consueto appuntamento con il TG Stirpe, un ringraziamento speciale a Salvatore e Raffaele per la collaborazione, e chiaramente vi ricordo questa sciarpa col collo, che sono davvero delle sciarpe straordinarie, le troverete in vendita sul sito, quindi per contatti potete tranquillamente contattare gli amici della Stirpe Marcianisana. Ringraziamo l'amico Armando Serpe e diamo l'appuntamento ai nostri utenti alla prossima settimana, con la speranza di avere ai nostri microfoni il nuovo sindaco della nostra città. Per la verità lo abbiamo anche già contattato telefonicamente, il quale si è reso anche molto disponibile, e quindi speriamo di averlo al più presto ai nostri microfoni.